In realtà io scrivo per un'esigenza e l'esigenza porta a esorcizzare quello che mi succede e quello che vivo o quello che sento. Se non avessi questa esigenza probabilmente non scriverei, infatti non credo di rientrare negli schemi tipici del mercato proprio perché scrivo per un bisogno. Anche i fumetti stessi che io pubblico su internet è tutta farina del mio sacco perché proprio penso, cioè io scrivo immediatamente quello che sto vivendo. E col libro è stato così, non ho cercato frase d'effetto e non ho cercato neanche di sbalordire, ho solo parlato di quello che mi è capitato e ho cercato di farlo dal punto di vista più esterno possibile e spero di continuare ad avere malesteri per continuare a scrivere perché mi fa stare meglio, mi fa stare molto meglio. E no, se non c'era un piano per scrivere questo libro, ce l'avevo e per fortuna quando Tito Faraci mi ha chiesto se avessi un libro, se avessi un contratto, era proprio questo, romanzo esplicito.